Oggi è il 21 gennaio e non è solo il centenario della nascita del Partito Comunista. Oggi compie 100 anni Marisa Rodano, una donna a cui vogliamo molto bene, e gran parte di questi anni sono stati dedicati da Marisa alla vita delle donne, ai loro diritti e alla loro emancipazione. È un compleanno che arriva in un'epoca molto complicata, in settimane molto difficili, ma arriva anche all'indomani di quello che davvero è stato un giorno nuovo, l'elezione della prima donna vicepresidente negli Stati Uniti, Kamala Harris. Marisa è stata la prima vicepresidente della Camera nella storia del nostro paese, ma è stata anche molte altre cose. È stata partigiana, una fondatrice dell'UDI. Si è impegnata nelle istituzioni, alla Camera, al Senato, poi nel Parlamento europeo, sempre con uno sguardo sulla vita delle donne, i loro diritti, la loro emancipazione. Il messaggio che ci ha voluto dare anche qualche settimana fa con alcune interviste, a noi tutte e soprattutto alle ragazze, alle giovani donne italiane. Il messaggio ci chiede di continuare a batterci per diritti che sono stati conquistati, ma che non possiamo dare per acquisiti una volta per tutti, come ben vediamo. E allora io vorrei fare i miei più cari auguri a Marisa con un impegno e con una promessa. Ce la faremo anche in questo paese, battendoci con forza e autonomia e consegnando il testimone alle ragazze di oggi, alle donne di domani. Lo faremo anche perché lo dobbiamo a storie e a vite come la tua. Grazie Marisa e buon compleanno.